Buonasera a Buonasera. tutte. Abbiamo stasera la presentazione di un'ulteriore nostra pubblicazione relativa a un argomento di carattere olistico e anche esoterico, la numerologia evolutiva. Abbiamo qui un specialista di settore che presenterà il libro a parole, che è Antonio Pascetti, ma lo ha presentato anche nero su bianco facendo e redigendo la presentazione sul libro che qui vedete esposto. L'autrice è Rochelle Devaditya, non so se l'ho pronunciato bene, benissimo, penso di sì. E ci sarà poi il contributo anche di Fabio Nocentini, che ha contribuito in tante occasioni alle nostre pubblicazioni, alle nostre iniziative. Quindi lascio la parola a Antonio per dare un inizio a questa presentazione. Quanti minuti? 15 minuti. Allora, buonasera. Io sì, in effetti sono specialista e do i numeri, parole povere, secondo un metodo, si chiama numerologia vedica, un metodo che mi fu insegnato a partire da 36-37 anni fa da un indiano. Ora, per dire numerologia vedica, è quella numerologia, quel metodo di lettura che mi fu trasmesso da Ramprakash Sharma, che non è detto che sia lo stesso che faceva numerologia vedica, che non è detto nemmeno quello che faccio io, perché quello che poi faccio, vengo fatto, per essere più chiari, faccio delle cose che Sharma mai avrebbe potuto pensare, relazioni con le cose e gli oggetti. La casa mi va bene, fino a che punto mi va bene, la ristrutturo, l'automobile la cambio stamattina. Questa donna mi ha ammazzato. Dalla targa si sa perché ogni oggetto, ogni cosa, ogni persona, ogni cosa, in sanscrito Bhutanamma, è espressione di questa essenza sottile che tutto consente e tutto pervade. Chiamata a Dio, chiamata Allah, io la chiamo non voglio sapere come la si chiama. C'è questo passo nella Bhagavad Gita, testo sapienziale dell'India, che con una certa presunzione per me è il perno della ruota di tutta la Bhagavad Gita e quindi di tutto il Mahabharata, e dice: Hamat mangu da kesha salvabuddha sayastita, io sono l'anima, io Dio, sono anima, atman, anima, che rende animato questo corpo, che un giorno sarà inanimato e ti portano dallo sfascia a rozze. Io sono atman, che risiede nell'intimo del cuore di ciascun essere vivente. Una cosa affascinante, perché anche Gesù disse la stessa cosa. Evangelo di Matteo, e tu mostra il tuo atto di purificazione a Dio che risiede nell'intimo del tuo cuore, ma anche nel Deuteronomio, nelle Upanishad, c'è sempre riferimento a questo spazio del quinto atrio ventricolare, che fra l'altro è stato, apri una parentesi, ora mi dilungo un po', è stato scoperto nel 2001 a San Pietroburgo da un'equipe di scienziati, hanno trovato nel vivente questo spazio piccolissimo. Sede dell'anima. Continua quel verso e dice: Ama discabati ankabutanam antevakabutanam. Io sono anche in verità l'inizio, la metà e la fine di tutto ciò che c'è, butanam. Che poi sembra una cosa un po' tirata per la pelle, non è vero nulla, perché l'atomo che compone, che è nel mio corpo e nel tuo corpo, è lo stesso che è qui dentro, e che è dentro, è nel pavimento, butanam. Tutto ciò che c'è è espressione di questa essenza sottile. Ora, questo per dire cosa? Che l'uomo, vuole capire come funziona Dio, no? Vuole manovrarlo, vuole controllarlo, vuole sapere che succede, i punti interrogativi, no? Le domande, cercare di capire. E forse, come disse quell'intellettuale del secolo scorso, alla fine della sua vita, è passato tutta una vita a cercare di capire come funziona il meccanismo unico, e alla fine della vita ho capito che c'è una sola cosa da capire, due punti,
non c'è niente da capire. Se non c'è niente da capire, c'è tutto da percepire. Col capire non si arriva a nulla, col percepire si arriva a tanta roba. Percepire cos'è? Un atto fisico, materiale, che è la connessione, l'apertura del settimo chakra, dell'epifisi, il cosiddetto terzo occhio, che ci hanno detto un tutto. Quelle abbiamo tutti, le fontanelle, fontanelle. I bambini sono sempre connessi in gravidanza, onde teta, sono onde cerebrali, tutte citate fra l'altro in questa introduzione che io ho fatto e che ho riletto, ho detto bellina, è proprio bellina, comunque c'è proprio il riferimento anche all'onde teta. Allora, l'uomo bambino vuol sapere e si è sempre chiesto, e le arti vaticinatorie sono state tantissime. Ecco, quello che è mia certezza, quindi la certezza non le metto in discussione, è che le offerte di queste arti ce n'è tantissime. Dicevo prima che la numerologia che faccio io non è detto che è la stessa che faceva il malassegnata, che non è detto che, che è la stessa che faceva il maestro che la insegnò a Sciarlo, perché tutti siamo individuali e individualmente presenti. Non esiste un'omogeneizzazione al di là della nostra cultura occidentale maschilista. Noi siamo individui, preferisco la parola individuo che mi riconnette all'indivisibile piuttosto che il personaggio, la persona che mi riconnette alla maschera dei persona, in latino vuol dire maschera, quella che contrabbanda il falso per vero. Vabbè. Allora, ciascuna disciplina serve a chi ne ha bisogno. Punto, fine, stop. Per cui non c'è quella che è meglio di quell'altra. Ecco, cominciamo a superare già questi concetti. C'è quella che è in sintonia probabilmente per quel periodo soltanto. Parlo di me. Questa numerologia medica mi fu cominciata a insegnare, a trasmettere alla fine degli anni 80. Alla fine degli anni 90 il sottoscritto incontrò l'oroscopia cinese, che ha molta, una buona attinenza con quanto è contenuto in questo libro, e il lavoro eccellente fatto da lei. Ecco, io dissi, ma non è mia, io sai che ora studio l'oroscopia cinese, no? La metto insieme alla numerologia vedica e faccio fuochi d'artificio. Abbiamo un tre libri, due, tre libri, comincia a essere affascinante. Ma non, è tutta un'altra storia. Vi faccio un esempio. Per molte attività, astrologia, geoscopia, eccetera, occorre dare prima la data, perché uno deve studiare. Mi hanno detto no. Io, se qualcuno mi dà prima la data, io non gli fo la consultazione, perché prendo d'esperienza, o perlomeno non la leggo. Io l'unica cosa che ho bisogno di sapere se è maschio o femmina, e basta. Perché una stessa vibrazione in una persona di sesso maschile ha un quid, un orientamento, una persona di sesso femminile, lo stesso uno, la stessa vibrazione, ha un altro orientamento. E poi io vado così di naso, di terzo occhio, di spontaneità, non studio. Quindi rendetevi conto quanto sia, da un certo punto di vista, approssimativa. Però nell'approssimazione e si va a vedere tutta l'essenza. Altra cosa è quest'altro tipo di lettura, che sarà meglio esposta dopo, che è di una precisione, io ho letto, sono rimasto affascinato da questa precisione, e sono rimasto affascinato proprio perché nei miei numeri c'è questo eccesso di razionalità, no? Che per fortuna ha 78 anni e si è smorzata, è diventata un supporto e non il protagonista che mi ha fatto tanto del male e ha combinato tanto tanti disastri nelle relazioni con gli altri. Ecco, questa precisione, questa attenzione è proprio di una cultura cinese.
che è affascinante perché i cinesi sono arrivati a dei livelli di precisione così intima, così l'agopuntura che noi si conosce è nulla, è una sciocchezza rispetto agli agopuntori che io ne ho conosciuto uno solo, che dopo 40 anni che lo faceva a dei livelli pazzeschi, diceva ma io sono appena un apprendista, perché l'agopuntura è di una sottigliezza, precisione. Ma al tempo stesso, nella cultura cinese, per esempio, farsi curare con la medicina cinese di una efficacia e per me esagerata, e al tempo stesso quanto sia difficile indovinare la cura, perché se tu fai, per esempio, la ayurvedica, che tu può dare anche dei prodotti che non sono funzionali al tuo problema, non è che ti creano gli effetti collaterali, gli espelli e basta. Se invece la medicina cinese non è una. E della cultura cinese ci sono delle, anche lì è affascinante la cultura cinese. Io ho un testo, i testi sapienziali sono stati, mi sembrano 6 o 7 in tutta questa orbe terrestre. Uno di questi è, sì, vabbè, c'è il Tao Te Ching, Li Ching, anche Li Ching, una precisione, un'arte divinatoria pazzesca. Una cosa simile a questo, si avvicina a questa lettura. Esatto. Capito? Però c'è questo testo che poi ho conosciuto, lo Zhuangzi, che lo conoscete. Lo Zhuangzi è un testo sapienziale cinese. Se lo comprate, comprate le edizioni Feltrinelli e non Adelphi. Adelphi non è corretta tanto come traduzione. Quello della Feltrinelli è fatto da uno che sa il cinese. E il fascino qual è? Il fascino è che unisce la precisione più estrema, proprio dei cinesi, a un'approssimazione totale. Per cui dice, ma questo è un ma. E invece nella io ho questa frase che, per dire di cos'è lo Zhuangzi, c'è questa frase che mi garba tanto, dice è molto molto da praticare. Chi pensa e chi parla non percepisce, chi percepisce non pensa e non parla. In un'altra traduzione lo stesso passo è tradotto in un modo un pochettino più cinese. Chi sa, tace. Chi non sa, parla. Questo è vero. Molto tagliato i tempi. Non va lì dentro. Cioè. Ecco, io vorrei terminare. Sì. Dici qualcosa sulla mia numerologia, la differenza fra la vedica e che abbiamo parlato prima. Ma la riflessione? Sì. La riflessione fra la vedica è questa approssimazione. Gli indiani sono approssimativi, non va aspettata una precisione dagli indiani. Per esempio, gli indiani non sanno dire no, non esiste il no in India. O esiste il sì, o esiste il forse. Sì. Sì. Che fanno sì. Il cinese sì o no? Il cinese sì o no? Non esiste. Ma noi che ci facciamo fare? Gli indiani sono approssimativi. E questa approssimazione si può vivere, attuare, esprimere soltanto l'apertura del terzo occhio. E l'apertura del terzo occhio è anche una pratica che si fa ora. Non è che si fa se una mattina si sveglia il terzo occhio. Esatto. È tutto un lavoro. Sì, è tutto un lavoro, esatto. Ecco, che vuoi sapere di più della differenza fra numerologia e questa disciplina? Dimmi. No, in questa lettura, questa disciplina, diciamo, in altre numerologie...
si basa tutto sull'esterno, abbiamo bisogno anche di questa valutazione, perché ogni fase della vita può essere di aiuto, come per me quando ero giovanissima, la vedica, poi dopo la pitagorica, poi da lì avevo bisogno delle risposte che non riuscivo a trovarla dall'esterno, perché io non conoscevo me stessa. Allora, questa numerologia mi porta verso l'interno, conoscere me stessa, e attraverso la mia conoscenza riesco anche a conoscere gli altri, e comprenderli, e questo mi ha portato un gradino in più, capito? Una evoluzione. Alla fine ho detto, cavolo, questo sì che lo devo, insomma, approfondire, no? E comincio già da giovanissima età, su 16 anni, ho cominciato ad applicare la numerologia vedica su me stessa, proprio sperimentando, no, le cose, perché mio padre insomma, studiava, praticava la numerologia e sia l'astrologia, e poi la madre invece è il medico ayurveda, sì che si viveva, respirava, camminava dalla mattina alla sera secondo questa tradizione. Però la medicina cinese era un aspetto ancora più preciso, come diceva Pacetti, e profonda, è un strumento preciso, non è approssimativo. E da lì, insomma, comincio a studiare, a applicarla, finché decido, dico, forse dovrò scrivere qualcosa, anche perché, come diceva lui, i miei primi maestri, anche io quasi 40 anni fa, perché avevo 16 anni, sì che oggi 58, c'è qualcosa di esperienza ne ho avuto, e poi l'ho cambiato, sistema di lettura, come vedere, applicarla, sì che un mio modo di fare, non tutto quello che mi hanno insegnato i miei maestri. Poi con i tempi cambiano, insomma, ogni epoca c'è, secondo me, piccoli cambiamenti, no? E da lì ho deciso di scrivere questo libro a modo mio, anche se ovviamente la base è sempre, guarda, questa filosofia taoista dell'antica Cina, della medicina tradizionale cinese, è basato sui cinque elementi. Ora non voglio andare a discutere più di tanto dei cinque elementi, però la teoria dei cinque elementi mette sempre l'uomo e l'universo in relazione, come diceva lui, ogni cosa, ogni atomo, siamo collegati, no? Perché macrocosmo e microcosmo, siamo tutti collegati in relazione. E questa lettura che della numerologia evolutiva avviene attraverso le nove stelle, sono nove stelle da 1 a 9, però sono archetipi, non sono numeri come delle altre numerologie, sono stelle che influenzano dal cosmo, da stella polare, stella Vega, sette stelle dell'orsa maggiore, sono influenze che vengono su sempre direttamente con cinque elementi. Sì che caratteristiche dei cinque elementi, la base della medicina cinese è collegata con queste nove stelle, caratteristiche delle nove stelle, tipo stella 1, è collegata con l'elemento acqua, o stella 8 è collegata con l'elemento terra, sì che prendono le caratteristiche. Un altro fattore molto importante, come ha detto Pacetti, è lui, perché lui guarda se è maschio o femmina, no? Non gli interessa altro, tutto il resto gli va diffuso, no? Si sente, sensazione percepisce. Nella questa lettura ci sono alcune stelle è maschile, alcune stelle sono femminile, non riguarda il tuo corpo fisico, come sei fatta dentro. E per questo è meraviglioso, perché magari è un
sesso maschile, però si comporta in modo molto diverso, femminile, è sensibile, è tutto è affascinante. Poi altro aspetto ancora interessante è che si può sapere dalla nascita, dal 0 a 18 anni, la tua vita, la tua infanzia, com'è stata. Alcuni collegamenti che può trovarti, perché questa parte mi è stata veramente molto utile, perché alcuni comportamenti che avevo da bambina, che la portavo con me comunque anche da adulto, non riuscivo a capire da dove nasceva, perché lo faceva. Sì, che veramente conoscere me stessa alla fine. In più, non solamente è giusto saperne, ci sono anche metodi per sciogliere. Questo è l'importante. Io dici tutto, no? Però dopo che torno a casa tengo con me quello che ho saputo. Però come faccio a risolvere? Non è che vado a psicologo, che nell'antica Cina ancora oggi non esisteva psicologo né psicoterapeuta, queste cose, e faceva tutto attraverso queste conoscenze. Sì, che ci sono riti, diciamo anche l'alimentazione, tante cose, perché l'uomo è tutto l'unico, no? Tutto il cibo che attraverso l'assunzione si trasforma, portiamo delle informazioni interne. Però a volte quelle che fa bene a una persona non fa bene all'altro. E magari quelle che fa bene, come la cibo e come la medicina, sì, che ti equilibra interamente, no? Dell'interno. E non lo so, anche nella anche nella medica non è che non ne ha, però non è che mettano queste alimentazioni, altre cose in evidenza, però non la praticano, non la mettono proprio in pratica come farebbero questa medicina cinese. E il libro non è solamente per terapeuti, io che ho messo dei rimedi naturali, oli essenziali, tante altre cose, anche l'alimentazione secondo le nuove energie, però è portato a tutti, perché il mio obiettivo è che noi diventiamo autonomi, che non dobbiamo dipendere dagli altri. Tutto quella è la chiave. E credo questo testo io considero come un dono, perché tante cose messe insieme, con un po' di tanta fatica, con tantissimi anni di lavoro, anche capire me stessa, che mi ha dato una mano, per portarla anche agli altri, che vedo oggi persone fanno tanta fatica a capire chi siamo, chi sono. Siamo monitorati dall'esterno, vivo per l'altro, non per noi. Allora vorrei passare la parola a Fabio, il mio amico operatore olistico, più anche scrittore di numerosissimi libri. Una piccola parola a te. Allora, dunque, io non conosco in particolare questa disciplina, quindi non vi parlerò di questa, però so che è un sistema, insomma, un metodo, una disciplina sia, diciamo, analitica, cioè sì, diagnostica, per capire le emozioni, le situazioni delle persone, quindi per fare un po' un'analisi di quello che noi abbiamo dentro, sia sui lati positivi e sui lati negativi. Certo. E in più poi si può, appunto, analizzando e entrando dentro questa disciplina, si può capire anche queste vibrazioni che noi abbiamo, come gestirle, bene,
come capire, diciamo, qualcosa di noi stessi e cercare anche di migliorarsi, frenandoci in certi settori oppure cercando di essere più attivi in altri. Anche perché ognuno di noi abbiamo un dono, no? Quelle che le tue capacità magari non sono le mie. Sì, appunto, quindi è chiaro che poi queste analisi vanno adattate alle persone, come diceva anche Pacetti, no? Bisogna, insomma, che capire, c'è una base che voi potete apprendere attraverso il libro, perché è un libro pratico, è un manuale pratico, quindi leggendolo uno diventa già in grado di fare delle analisi, di capire su se stessi, sugli altri, eccetera. Poi c'è una seconda fase magari in cui si deve un po' approfondire e aprire la propria sensibilità anche, canalizzare o comunque aprire appunto il terzo occhio, percepire in modo da adattare quello che avete imparato leggendo il libro alla persona, al suo vissuto, alle sue emozioni, alle sue situazioni, eccetera. Sì, come dicevi te prima, come hai detto, no? Ci sono altri metodi, tipo la diastesia, sì, l'automanzia, tante cose, lui diceva. Però, cosa mi dicevi? No, dicevo che per fare questa analisi sulle persone non è che esiste solo questa disciplina taoista con le 9 stelle, questa numerologia taoista. Anche, lo si può fare anche attraverso la cartomanzia, attraverso i tarocchi o altri tipi di carte, lo si può fare con un pendolo, certo ammesso che uno abbia delle doti, che insomma che lo sappia fare, lo si può fare con i test kinesiologici, ci sono, insomma, anche le rune possono servire, no? Per capire, per interpretare, quindi insomma le varie discipline divinatorie, secondo me l'astrologia per esempio, più che proprio divinazione, cioè proprio vera per previsione del futuro, che lì ci sono sempre delle incognite e ci sono delle variabili, ci sono, insomma, quindi degli imprevisti, servono per capire la persona, per capire le situazioni personali, il carattere, i lati deboli, i punti di forza, eccetera. Quello che ha in particolare invece questo libro è che anzitutto è collegato al pensiero cinese, appunto con i 5 elementi o 5 fasi energetiche, quindi se uno si interessa in particolare alla cultura cinese per qualche aspetto, questo rientra proprio in quel filone. E poi Rochelle ha aggiunto, essendo naturopata, occupandosi quindi anche dei rimedi naturali, ha aggiunto alcuni rimedi che sono consigliati per disarmonie di quelle emotive, di quel determinato profilo, cioè dei vari profili che vengono fuori applicando i metodi descritti nel libro. Quindi, diciamo, oltre capire la situazione, la persona, le emozioni, si danno anche dei consigli. Sì. C'è una parte dove ci sono, che sì, tipo di consigli? Consigli, no, ci sono riti, alimentazione. Ecco, alimentazione. Guarda, mi ha preso la voce. Allora, oli essenziali, ecco, curare con cibo o se no piante curative, alimentazione, ecco, naturale secondo le 9 stelle. Sì, quindi ci sono quelle anche delle piante officinali. Sì, però ti sei dimenticato quelle, sì, che mi hai detto prima. Sì. E lui diceva invece qui con la data di nascita direttamente riesce a avere una lettura curativa, veloce, semplice, sì, sì, sì. Un po' in modo cinese, un modo di fare, sì, no? Sì, quindi ora appunto lei vi farà qualche piccolo esempio, perché naturalmente poi, no, insomma, la cosa è un pochino più complessa, sì, di chiaro, se no, non è che si può fare poi in però per avere un po' un'idea tu gli fai un paio di letturine, sì, con la data di nascita, sì, perché sono dei numeri che vengono poi. Allora, numeri è solamente una sigla, però sì, come funziona? Cioè, dalla data di nascita, basta con la data di nascita, sia giorno, mese e l'anno. Sì. Però per finire, volevo, sì, dire, l'ultimo capitolo di questo libro parla dei transiti. Dei pianeti? No, pianeti, sempre stelle. Ah, di queste stelle? Sì, che quindi è una numerologia è molto particolare. Come 9 anni sono 9 stelle, 9 cicli, anche annuali, mensili, perché ogni anno c'è in centro della bagua
insomma, lo vedete, quadrato magico, nel quadrato magico viene nel centro l'anno, sì. Proprio l'ha aperto quest'anno, proprio venuto all'anno, anno 3, sì. L'anno del fegato, e potete, ognuno di voi potete vedere, secondo la vostra stella, dove sta in quest'anno, in quale casa sei in transito. Prendi tutti gli aspetti di quella casa. È un'astrologia molto più semplificata, perché l'astrologia non è più per tutti, è difficile. Quindi ci sono, diciamo, delle indicazioni per capire l'anno personale dove, sì, può essere orientato. Sì, cosa posso fare essere... quest'anno devo cambiare la stella di nascita. O devo stare ferma, devo iniziare a mettere semi, o devo raccogliere, o devo scegliere. Sì, che quando le cose non vanno, perché secondo la natura, proprio e non è il momento. Sì, quindi ci sono anche dei consigli per capire il fluire delle energie, sì, di quel periodo, di quell'anno, come si rapportano con te, con la tua personalità, con i tuoi desideri, e vedere se è il momento opportuno per fare una cosa, se bisogna aspettare, se... Scusa Rossella, posso chiederti una cosa riguardo le stelle? Ecco, intanto fate qualche domanda, io vado a prendere la carta. Fate qualche domanda. No, voglio capire, cioè, il numero delle stelle è 8? 9. Perché 9 e quali sono? Cioè, come è stato individuato questo rapporto? Ho detto tra le stelle, stella polare, stella Vega, 7 stelle ed Orsa Maggiore, sono 9. Sì, che queste stelle si influenzano il cosmo attraverso il polo nord. Perché sono quelle più vicino alla Terra, sì, in qualche modo? Sì, cos'è, sì, che cos'è? Come nell'astrologia, anche nella numerologia vedica, sono 9. Cioè, sono le pianeti. Sì, sì, ogni numero è collegato con qualche pianeta. Sì. Il numero 1 a che stella è collegata, per dire? All'acqua. L'acqua. No? L'energia dell'acqua. Perché poi l'ho visto, cioè io l'ho lasciata a casa il libro, cioè fino a 9, ma io non so quali sono collegate le stelle. Cioè, allora, cioè solo... come è una cosa molto troppo complicata, non ci sono scritti in dettaglio quale stella appartiene a quale, però perché non sono come le pianeti precisi, ma tutte e 9 nei testi antichi ci sono, c'è scritto. Influenzano queste 9 stelle su le archetipi, i 9 numeri, ok? Va bene. Io ho una domanda. E come usi questo lavoro, questo codice, questa metodologia nel tuo lavoro? Allora, come naturopata? Sì, anche per te, come tu sei un operatore. Sì. Quando arriva una prima cosa, io chiedo la data di nascita della persona, prima visita, così faccio subito, come anche il medico Ayurveda, mio padre lo faceva, la mia mamma l'applicava, l'astrologia sia la numerologia vedica, prima di parlare si chiede, non si chiede nemmeno il nome, al contrario lui dice, chiede quando sei nato, data di nascita, e da lì ci sono delle apposite tabelle per scegliere la stella. Sono 2 stelle, stella maggiore e stella minore. Stella maggiore è da una tabella annuale, stella minore da un'altra tabella mensile. Da lì tu quello che è la tua, come si dice? Sensibile. La tua? Insomma, questo combinazioni numeriche, no? Da stella maggiore e stella minore, e da lì si può vedere come tutti i disequilibri della persona, anche le emozionali, qual è l'emozione, sono 9 emozioni, qual è l'emozione che ti mette in disagio, da lì nasce tutto. Più, per me è più importante più di sapere come sei o cosa sei, andare a vedere dentro. Perché spesso... le persone vengono di solito da te con un problema fisico, no? Sì, e quindi problema fisico, allora poi da lì vedo subito questa persona a che tipo di problemi
psicologici o fisici possono avere, psicofisici. E già questo quando faceva, studiava anni e anni fa, anche sempre con la medicina cinese per fare analisi con polso, lettura del polso o tutte altre cose, sempre c'era un po' di difficoltà perché mi metteva in disagio, non si sa mai, perché questi cinque elementi non è che uno contro quell'altro, ci sono tante combinazioni che mettono. Però con questa lettura mi dà una direzione precisa. Io volevo dire una cosa, io non ho letto il libro, però ho fatto il corso con te, sì. E la cosa che mi ha colpito di questa, io la chiamo numerologia, certo, rispetto alle altre, alla vedica, alla pitagorica, alla caldea, studiando tutte le numerologie. ci provo, a me ha colpito molto l'attenzione ai bambini, sì. Cioè noi quando tu ci hai insegnato, c'era una forte attenzione ai primi anni della vita, sì, e ai bambini, e quindi era molto interessante secondo me, sì, perché è dall'infanzia che poi alcune cose nascono, no? Sì. Vengono, e che uno si porta dietro, e quindi mi sembrava anche, io per esempio non ho figli, però mi ha colpito comunque perché credo sia uno strumento anche a volte per i genitori, certo, per cercare un approccio e un modo di approcciarsi al figlio più adatto. E questa è la cosa che mi ha colpito rispetto, a me piacciono tutte, le adoro, però questa è la cosa che mi ha colpito in particolare, proprio questa attenzione, questa specificità nel descrivere il comportamento del bambino, sì, che è poi, no, è le fondamenta poi dell'individuo, quindi mi sembrava molto importante per i genitori, per esempio per gli insegnanti, sì, oppure io che mi sono rivista me bambina quando abbiamo fatto, ne abbiamo parlato, sì, sì. Com'ero, alcune cose magari non ci poni attenzione, non ci fai caso, a volte si faceva l'esempio di bambini, no, particolarmente agitati, oppure bambini e magari ti te lo spieghi perché è capriccioso, no, non è solo capriccioso, c'è un motivo ed è un modo molto veloce, molto preciso di arrivare a quello. Poi uno può, come dire, sciogliere quel nodo in tantissimi modi, però è molto molto veloce per mettere l'attenzione su quella difficoltà, non lo voglio chiamare problema, su quell'ombra. Sì, ecco. E a me ha colpito moltissimo questo aspetto di questa numerologia. Grazie. Anche altre cose, sì, ma questa è la parte che mi ha colpito di più. Sì, anche per me, gli avevo detto prima, Macetti, perché conosce certi aspetti che avevo da bambina, che lo ripeteva anche da adulta. Che no, a un certo punto nel mio cammino, che stavo sempre cercando di migliorare me stessa, dicevo, ma però come mai questa cosa che sto facendo? Perché? E mi ha dato una luce su questo aspetto, sì, capito? E ora non mi ricordo, c'era un'altra cosa molto interessante. È come un faretto che illumina, no, alcune dinamiche, proprio direttamente. Poi ce ne sono tante altre, ma questo è veramente l'aspetto, sì, sì, più bello. Secondo me, uno dei più belli di questa numerologia. Perché, ecco, quelle che mi sono ricordata, durante alcune volte che ho fatto questi corsi sulla numerologia evolutiva, quando parlavo proprio del passato, del bambino, tanti partecipanti negavano, dicevano, no, io non sono così, no, non sono mai stata così. Però alla fine, dopo due giorni di corso, mi diceva, forse hai Rochelle, quelle che mi hai detto, mi sono ricordata, io ero così. Allora, perché noi si dimentica questa parte del bambino, alla fine la parte interna, l'anima. Le ferite ci fanno dimenticare il nostro passato e poi ci fanno ammalarsi. Malattia non è una cosa brutta, malattia è il corpo che... È un'opportunità. Ci sta dando un'opportunità, il corpo ci sta parlando. Noi se pensano che è una cosa brutta che può capitare. Io spesso lo dico a qualcuno quando, ma meno male, guarda, grazie, meno male. Perché ti sta dando un'opportunità per conoscerti. Bene, allora vai, fai qualche prova, avete qualche altra domanda?
facciamo prima forse una. Le prove non servono, già no, ma una tanto per vedere. Ok, va bene. Chi è che vuol dirci la sua data di nascita? Addio. Cioè, così, ecco, ah. Dica. Vediamo che è una. Sofia, mi chiamo Sofia. Ok. 16 novembre 1986. Quindi 16. 86. Sì. 16-11-1986, allora tanto la data. Anch'io vorrei sapere il quadrato, qual è la data. 86. Stiamo facendo, lo stiamo facendo. Aiutami a trovare 86. Io come quel signore lì l'ha mi data, se ha capito, l'anno è come il signore lì, io. Perché ha detto 78. Poi la pagina successiva. Allora vedete che c'è una tabella con gli anni, sì. E in cima c'è scritto qua a quale stella, da 1 a 9 a quale si riferisce l'anno. Poi all'inizio abbiamo 16 novembre. Sì, dall'8 novembre all'8 di dicembre. C'è un'altra tabella con i mesi e con altri. Allora, questa è una combinazione un po' particolare quando vengono i 5 fuori, però intanto non è una lezione, sì che lo faccio giù già subito. Perché il 5 è allora, da qui, scusa, da questo 5, 2, poi si fa allora, la trasformazione. Arriva questa combinazione. Ecco, come la fanno a me così so che... Hai beccato il 5, Rossella, hai beccato un 5. Capito. Cioè, tra tutti poi... E ce l'ho anche il 5. Allora, vado sono a mettere 5 maggio, sulla... Perciò c'è pezzo. Di maggio, no, il 5 sulla... maggio. Sì, questa maggio. Griglia, questa quadrato griglia, massimo, quadrato magico... L'ho messa in posizione e allora dico a questa signora Sofia comunque è elemento terra femminile doppio sì, tutte e due è una persona molto emotiva e tanta piena di cuore ama la famiglia, perché è un concetto molto importante la famiglia, è emotiva, sì che prende tutto. Possiamo dire la parte più sensibile è lo stomaco, ho parlato di diabete. Capito? Da lì prendi tutto, ogni volta quando hai un problema, ti prende qua, così puoi capire benissimo qualcosa intorno non va. Il malessere non è una cosa, come dire, all'inizio una cosa sbagliata, no? Si fa capire qualcosa. Allora, se un'altra cosa importante, non so che tipo di lavoro fai, comunque prendersi cura dell'altro è stare nel tuo cuore. Se tu non lo fai, ti stai anche male, sì che ti serve proprio e ti nutre anche la tua presenza, sì che fare, a volte puoi diventare una servino, no? Puoi dare agli altri. Diventare uno zerbino. Come dire, eccetera, prendersi cura. Sì, capite, che non finisci mai di dare, perché non sai dire di no. Finché arriva un momento nella tua percorso della tua vita, nata 86 anni, ancora molto giovane, prima o poi qualcosa ti bussa alla porta per dire oh, e devo anche pensare a me stessa, non solo agli altri. Però ok, questo. C'è tante altre cose per sì, ci sarebbero poi tante altre cose. Sì. Ora vi avevo io. Allora, 16:05:46. Ah, dopo di la signora lo faccia. Sì. Che anno 16 maggio del 1946. Maggio 05:40.
46. Ha detto me lei. Aveva detto sì. L'ha detto, glielo ho detto, ha detto sì, non so, non lo so, di verità. Voi lo sapete, il numero io non lo so, come c'è il dito, non so, di levarli. 9, 46 stella 9. Oh, bello. La 9, abbiamo parlato proprio di fuoco, poi parlo. 16 maggio. Allora, dal 6 maggio al 5 giugno. Allora, andiamo a fine e... Comunque con il libro ognuno lo fa da sé, sì. Sì, certo, è pratico, il manuale è pratico. Poi ho spiegato in modo c'è scritto tutto molto... come fare. Anche il 5 spiegato. C'è spiegato anche il 5. Certo, tutto. E non l'ho aperto ancora, giuro. Ce l'ho a casa. No, cercato di dare più informazioni possibili. Io l'ho comprato sabato. Allora, la signora... Un'ora tanto. Allora, quando eri, diciamo, è divisa fra due mondi. In senso, una parte vuole prendersi cura di tutto, emotiva, e prendersi cura di tutto vuol dire anche essere presente, no? Però dall'altro canto ha bisogno di libertà, movimento, cambiamento, impaziente, sicché c'è una... un doppio conflitto fra questa parte che desidera qualcosa a trattenere, un'altra parte che ha bisogno di evolvere, cambiare, continuazione. Anche nelle relazioni, per la signora lo dico, anche lì lei ha bisogno spesso, non so, nella sua vita si stancava delle relazioni, si chiede lì. Ha bisogno di un rinnovo. Ma io non sono cambiamento. Io non più. Cercava almeno di fare qualcosa in cambiare nella sua. Quello sì, sempre sì, trovare sì. Degli aspetti. Sì, è vero. Quello sì. Qualcosa del genere. Questa combinazione lo volevo sì. Grazie, poi se mi fa vedere 5, i numeri sono dicembre del 73. Eccolo qua, sempre un 9. Sì, 1973, stella 9, stella maggiore 9. Poi 12 dicembre, 5 dicembre. Allora, qui. Quando è nata il? 5 dicembre. Ah, 5 dicembre. Ah, io ho capito 6. E lei è quasi simile a questa signora, quella che ha detto alla signora precedente. Cosa vuole sapere? magari potresti sapere cosa. Visto che la signora di prima e questa signora di ora hanno le stesse stelle, la stessa combinazione, la stella maggiore 9 e stella minore 2. Ecco, come si fa a avere un ulteriore approfondimento, cioè avendo tutte e due le stesse stelle, c'è un metodo per andare più in profondità e per chiarire qualcosa? Certo, ora di lei lo dico, sì, l'emozione che non avevo detto. Allora, diciamo, apparentemente lei è molto estroversa, solare, piena di iniziative e tutto così, no? Io vedo, il mondo vede così. Però, l'emozione che con cui affronta la vita gli porta una profonda tristezza, ogni tanto lei è tutta un'altra persona da dentro. E sicuramente avrà anche qualche problemino nell'intestino grasso,
quando si blocca l'intestino vuol dire che qualcuno sta parlando, dicendo guarda, stai, non stai bene, devi prendersi cura di te, o stai lontanando da un certo aspetto che sta sfuggendo, capito? Ok? Va bene così? Sì, questo ora perché sì, tante volte poi bisogna leggere tutte le frasi. Io ce l'ho, ce l'ho a casa. Ci sono diagrammi, ci sono tipo insomma, così, io quando faccio la prima visita, no? Sì. Lo sa già le debolezze della persona. Sicché, anche negli organi. Assolutamente, tutto scritto negli organi. Sicché tu lo sai qual è l'organo che tu devi stare attento, devi prendersi cura, quali alimenti che non ti fa bene, che ti fa bene. Anche qualche erba anche per curare da sola l'avevo messa senza andare sui dettagli, no? In generale. Bene. Grazie. Comunque non c'è Mauro, però volevo ringraziare comunque la... Avete qualche... Ora Mauro magari poi lo chiamiamo. Avete qualche domanda sulla base di questo che è stato detto? C'è qualche dubbio, qualcosa che magari Rochelle può ancora dire su questo argomento? Perché insomma l'argomento è stato sintetizzato, ma è più vasto, chiaramente. È più ampio, sì. Bisogna avere il dito. Sì. E poi faccio le domande dopo. Ci rivediamo, leggiamo il libro e dopo faccio Domande. Io farò così. A questa occasione comunque volevo dire c'è la pittrice che mi ha realizzato tutte queste. Sì. Alla fine l'ho voluto metterle tutte, anche Mauro diceva no, non si può perdere nemmeno una. E lei, la Paola Maresca. Complimenti. Ecco, poeta. Arriva. Volevo fare una domanda. Sì? No, mi sembra di aver capito che questo incontro è l'anno del fegato. Sì. Che bisogna fare per il fegato? Non è da piacere. Non è a caso. Comunque, per tutti, quest'anno è in particolare per tutti, però dipende da dove stai, stai in transito, devi prendere in considerazione anche quella casa. Cioè, lei vuol dire insomma, che bisogna riferirsi in particolare alla sua situazione. Sì. Cioè, quindi bisogna vedere le tue stelle e insomma fare un po' questi calcoli per capire questo anno per te come sarà. Sì. Cioè, in generale l'anno del fegato che anno è? Questo è 2024. Che anno è? Tipo di trasformazione? Sì, trasformazione, creatività, movimento, un anno pieno di stress. E però quel stress positivo. Quindi come il fegato nei 5 elementi? Sì, assolutamente. Quindi allora, dinamismo, voglia di fare, il piccolo yang, no? Quindi cioè, il legno, quindi la primavera, la rinascita. Che è un anno pieno di attività, però non ha detto a tutti, dipende da dove stai. Dipende da com'era. Ognuno di noi siamo esseri speciali. È diverso. Siamo e poi naturalmente ci sono i lati positivi e dei lati negativi. No? Il dinamismo è positivo, però ci può essere la rabbia, l'impazienza, fare troppo. Ecco, cavolo. Ottimismo. Bravo. Grazie. La nostra Rochelle che ha fatto anche una prova dedicata alla parte alimentare.